Your friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts. ed eccoci qua ragazzi con l'MH100 e l'MH500 dopo questa escursione di un paio d'ore posso finalmente dirvi con assoluta certezza quale tra questi due è il migliore e soprattutto quale zaino andare a scegliere magari per le vostre esigenze poi dopo alla fine lo andremo a vedere un po' più nel dettaglio perché le differenze ci sono e sono davvero nette partiamo subito con la differenza sostanziale fra questi due zaini che si trova sul retro, si trova sullo schienale che eh, ho utilizzato un uno e un'ora l'altro zaino e ragazzi l'MH500 se c'è una cosa che ha è sicuramente sovrastrutturato per quelle che sono le due le sue dimensioni uno zaino che scarica in modo perfetto il peso dello zaino sulle vostre gambe piccola critica che faccio a Decathlon le dimensioni dello zaino con queste due taglie obbligate se sei sotto 1,70 m devi scegliere una taglia sopra il 1,70 m l'altra taglia questa è una cosa che un po' mi fa storgere il naso perché io, che sono al cavallo del 1,70 m, devo dire che comunque eh, le dimensioni a volte sembrano un po' strette. Infatti, gli spallacci tendono un po' a tirare sulle spalle. Niente paura, ragazzi! Avendo una fascia lombare veramente molto alta, basterà collocare collocare leggermente più in alto lo zaino. Non si faranno, non si faranno sentire perché comunque la fascia lombare è davvero molto comoda. Ok, ragazzi, ho sporcato lo zaino, Mara mi ucciderà perché questo zaino sarà quello che utilizzerà lei nel cammino di Santiago dell'isola Granca canaria lo utilizzerà per una settimana intera ovviamente una settimana perché faremo altre escursioni il cammino dura tre giorni ma comunque lei metterà tutto all'interno di questo zainetto che ragazzi è davvero molto molto performante a me piace tantissimo la enorme rigidità che ha questo zaino è data da una struttura che gira tutta intorno all'MH500 e che gli conferisce una rigidità davvero esagerata è davvero molto interessante questo zaino che costa adesso 50 euro ragazzi lo spoiler sicuramente perlomeno secondo me alzerà di prezzo perché è uno zaino che a questo prezzo è davvero molto indicato costa solamente 50 euro e ti ritrovi uno zaino molto performante molto rigido che scarica bene il peso che offre comunque grande traspirabilità perché ragazzi lo schienale essendo davvero così piccolo avendo così tanta rigidità lo spazio che si crea sulla schiena rimane sempre immutato l'unica cosa che pensavo avrebbe dato problemi sono gli spallacci che sì è vero ogni Ogni tanto si fanno sentire, quindi, avendo tanto contatto con il corpo, può far un po' sudare. Ma, per chi magari non è al cavallo del 1,70 m, sono convinto al 100% che questa problematica non ce l'avrà purtroppo su di me leggermente. In salita sotto il sole pieno, qua sulle spalle un pochino sentivo la sudorazione aumentare, mentre sulla fascia lombare non ho trovato alcun problema. Zaino davvero davvero fatto bene. Passiamo adesso all'MH100, come potete vedere le differenze sono veramente veramente molto nette sullo schienale, sull'MH100 troviamo uno schienale molto semplice si, sì, fa comunque il suo dovere, scarica comunque eh, bene il peso, ma ovviamente lo fa in modo più semplice. Eh, la fascia lombare è molto più esilina e meno strutturata e questo in alcuni casi. Non permette appunto di scaricare al meglio, il al meglio il peso perché? Perché semplicemente lo zaino, essendo più flessibile, a volte quando si cammina un po' in in avanti c'è tanto contatto con la schiena. Se abbiamo degli indumenti un po' più pesanti, quindi più voluminosi, lo spazio sulla schiena non si crea perché il tessuto va ad entrare eh, nella parte dove passa l'aria. Creato da, da questi quattro pad in gomma che sono performanti, secondo me, più magari. In estate che magari in un clima come oggi che si sì, non fa caldissimo, però, a volte se sotto il sole devi avere indumenti un po' più pesanti. Qua sullo schienale si riempie lo spazio dove deve passare l'aria e si suda. Questo, ragazzi, è una problematica che succede, ma ci sta, ragazzi, perché fra questi due zaini c'è una differenza sostanziale eh, appunto sullo schienale, mentre per quanto riguarda i materiali in sede e lo zaino, sono molto similari. Devo dire la verità: l'MH 100 preso da solo, fa un feed più alto rispetto a che una volta messo. Accanto all'MH500 che quando lo tocchi, i materiali sono molto più resistenti dell'MH500 si sente proprio un tessuto più curato, un tessuto più spesso. Entrambi sono antistrappo, ma questo zaino qui veramente lo potete tirare sulle rocce e non si strapperà mai. L'MH100 secondo me se facciamo una scivolata, cosa che non dovete fare, mi raccomando, sempre scarpe adatte in montagna. Secondo me in una situazione dove magari si va veramente a drusciare in, un, in una roccia aguzza, secondo me può strapparsi. Lo dico proprio tranquillamente guardate qua anche il feed poi che c'è delle, delle sacche che trasportano le borracce con l'MH500 troviamo delle sacche molto più robuste molto meglio fatte ovviamente c'è una differenza di prezzo di 20 euro e ragazzi sicuramente al 100% per quanto mi riguarda l'MH500 supera un rialzo di almeno 10 euro e con il modello nuovo che uscirà sono convinto che l'MH 500 toccherà per fine 70 euro quello da 20 litri intendo che secondo me ci sta ragazzi perché possiamo dire tutto ma questo zaino è davvero ben fatto e se la compete con zaini di marchi più blasonati perché per quanto mi riguarda io faccio escursioni di un certo livello e mi sono trovato benissimo con questo zaino l'ho utilizzato anche quello da 30 litri che secondo me però offre Meno rigidità, semplicemente perché è leggermente più grande. La struttura è la stessa. Quindi abbiamo sempre questo tubolare che gira intorno allo zaino, ma essendo più uno zaino un po' più grande ha meno rigidità, quindi scarica meno bene il peso. Non viene neanche meno bene il peso, diciamo che in alcune circostanze questo può avvenire soprattutto quando carichiamo molto lo zaino. Io ovviamente su quello che vi dico mi riferisco esplicitamente a lui a questo zaino da 20 litri MH entrambi sono MH mountain hiking zaini pensati per uscite giornaliere e questo zaino secondo me potete portarlo veramente ovunque in qualunque uscita giornaliera che veramente vi regalerà una grande esperienza di utilizzo ha qualche difetto ovviamente come vi ho detto nel video delle prime impressioni sull'MH 520 litri che trovi sul canale a me non fanno impazzire le clip appunto per andare a a fissare i bastoncini c'è qualcosina che non mi fa impazzire, magari le sacche dell'acqua l'avrei messe in verticale non in questo verso qui. È vero che così possiamo andare a recuperarle anche semplicemente andando a portare la mano dietro, però, non lo so, avrebbe consentito un litraggio migli... un... ma neanche un litraggio, magari di potersi portare una borraccia leggermente più grande perché, per quanto mi riguarda, in questa sacca qua una borraccia da, da 0,6 è già abbastanza stretta. Poi dobbiamo portarci una borraccia da mezzo litro, eventualmente sdoppiarla. Mezzo litro e mezzo litro, però a me non piace decisamente portarmi le borracce dietro e quindi io sfrutto sempre la sacca idrica su entrambi gli zaini che ovviamente la troviamo su tutti e due lui è il nuovo modello dell'MH100 uno zaino comunque davvero molto interessante che è migliorato tantissimo, mi piace il nuovo, tutto il nuovo concept dello zaino, molto rivisto, uno zaino che sembra decisamente più premium, fatto decisamente meglio, e Decathlon si sta muovendo veramente molto bene nell'andare a creare nuovi zaini e pensare che questo zaino che ti permette di affrontare tranquillamente comunque uscite in giornata sicuramente un po' più semplici, io lo consiglio per chi non va su dislivelli, magari neanche chi non va su dislivelli. Me lo immagino uno zaino che se io devo affrontarci un'escursione veramente molto importante in giornata sulla schiena, magari riesce anche a scaricarmi il peso perché comunque io non mi porto tantissime cose dietro, anzi mi porto veramente poco se non soltanto l'acqua e l'impermeabile, nelle mie uscite giornaliere magari qualcosina da mangiare sai che è buona, ma roba comunque molto leggera, devo dire che si comporta molto bene, può creare comunque sudorazione perché appunto in salita magari tanta roba addosso, sulla schiena decisamente non, ha, non offre traspirabilità, questo sicuramente può far sudare, è uno zaino che ha tutto quello che deve avere uno zaino per liking in forma basica. 30 euro, veramente uno zaino molto, molto, molto a fuoco. A me piace tantissimo. La clip che c'è per chiudere, ve la faccio vedere per farvi capire. Questa qua mi piace davvero molto di più come clip per, per, per chiudere i bastoncini. Non capisco perché Decathlon ha non ha utilizzato questa qua. Perché una volta messi i nostri bastoncini, possiamo andare a mettere il filo in questo modo e non si toglierà mai. Mentre sull'altro, secondo me, sulle MH500, alla lunga può, possono togliersi. Vabbè, bene ragazzi. Allora, a chi con

Questi due zaini, sicuramente l'MH100 lo consiglio a tutti coloro che vogliono iniziare con il mondo eh, dell'escursionismo, lo consiglio a tutti coloro che magari voi, devono fare un cammino a basso costo, vogliono veramente limitare i costi su tutto questo zaino, zaino da 20 litri che comunque può essere tranquillamente utilizzato eh, ovviamente con tanta esperienza sui cammini, di lui verrà fuori, anzi ci sarà anche eh, la versione 35 litri, uno zaino che eh, davvero sarà molto molto interessante. Non vedo l'ora di testarlo e di portarvelo sul canale. Fatemi sapere voi che ne pensate di questi due zaini. Lui sicuramente è fatto per chi vuole uno zaino definitivo che non lo tradirà mai, ma neanche lui, ragazzi, si comporta bene. Comunque, uno zaino che ha tutto tondo, è più performante e che soprattutto non si farà mai sentire sulle vostre spalle, perché offre una rigidità e uno scarico del peso veramente al top. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Io torno indietro, vado a farmi sgridare da Mara perché. Ho sporcato il suo nuovo zaino, sono veramente un cialtrone. Ci vediamo al prossimo video, un saluto dal vostro Tom. Che dite? Lo testiamo a fondo questo MH100 nuovo? Ciao, al prossimo video ragazzi!